in the night. My dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time. Cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. Continua l'arrembaggio eolico, una vera aggressione al territorio e nessuno riesce a fermarlo. Ne arriva un altro, se ne prepara un altro, quello delle biomasse. Cambierà anche quel che resta del paesaggio, del territorio, perché cambieranno le colture, cambierà l'aria perché, seppur impercettibile, avrà nanoparticelle. Cambierà probabilmente la nostra salute. In Capitanata, sottoposti ad iter burocratico, ci sono ben tre centrali, grandi centrali a biomasse, tutte in pianura, tutte sul tavoliere e tutte a pochi chilometri da Foggia. Si aggiungono a quelle già attive, alle centrali già attive, un concentrato, iperconcentrato di energia che serve a pochi e probabilmente farà male a molti. Un primo appello a fermare l'aggressione al territorio da parte delle potenti lobby dell'energia era stato lanciato addirittura nel 2006 dall'IPU, WWF, Lega Ambiente di Capitanata. Risale appunto a 7 anni fa. Inascoltato. Ecco oggi la mappa delle centrali di Capitanata. Candela, centrale turbogas, 400 megawatt elettrici della Edison, attiva. San Severo, centrale turbogas da 400 megawatt elettrici della Enplus, attiva. Manfredonia, termovalorizzatore, 16,8 megawatt elettrici. ETA Marcegaglia, in preesercizio. Foggia, Rignano Scalo, ex Eridania, centrale a biomasse vegetali, 13 megawatt elettrici della Enterra Bell'Energia per Cassi. Carapelle, centrale a biomasse, 11 megawatt elettrici della Caviro. Sant'Agata di Puglia, centrale a biomasse a ciclo combinato, 25,2 megawatt elettrici della Agri 3 del gruppo Tozzi. Le ultime tre sono nella fase dell'iter burocratico, sono in attesa degli ultimi adempimenti per poter partire e, come per tutte le altre centrali già attive da anni, ci sono tre grandi gruppi industriali, tutti del nord, sono pronti appunto ad avviare cantieri per costruire qui in Capitanata queste grandi centrali che per molti sono dei veri e propri inceneritori per creare energia, dicono. Noi diciamo per fare solo business, ve lo raccontiamo in Prisma. Che hanno parlato di biomassa, dovrebbe essere bruciato solamente delle roba di scarti di vegetale, però poco va a finire. Nessuno vi ha detto nulla? Cioè, si sono fatte delle riunioni a livello di comune, a livello di proprio dell'azienda che è venuta. Quindi c'è un comitato che
diciamo che vuol vederci chiaro il più possibile, sta cosa, però. Non cioè, se è una cosa che non provoca problemi, vabbè, può essere un'occasione pure per posti di lavoro, sa, se questi movimenti particolari, così. Però deve essere così, ma che ne sappiamo? Non sai come, quali sono gli interessi, come si muove la cosa. Ci hanno detto che l'azienda dovrebbe essere di Brescia, se non ricordo male, e che ha altri due impianti su al nord, in paesini là, che usano la corrente appunto sfruttando questa possibilità, e problemi particolari non ce ne sono stati, cioè non c'è stato problemi là. Però stiamo al nord, quella è un'altra Italia, insomma. detto proprio sinceramente. A howling wind is whistling in the night. My dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time. Cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Società calcistiche e società immobiliari vanno a braccetto, che è una meraviglia, e puntano dritto verso Foggia, sia che partano da sud, sia che lo facciano guardando da nord. Sarà certamente solo un caso che qui abbia puntato Zamparini, il patron del Palermo Calcio, da poco anche attivo nel settore immobiliare. Ha rilevato, come noto, la Fildaunia per farne un centro commerciale. Lo ha fatto forse seguendo l'esempio di un illustre collega, Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta Calcio e potente immobiliarista. Ma cosa c'entrano con le biomasse? Zamparini nulla, ha rilevato un sito industriale dismesso per farne un centro commerciale e attende di aprire il cantiere. Il secondo, Percassi, ha rilevato ormai da alcuni anni il vecchio e dismesso zuccherificio Eridania a Rignano Scalo, per farne una centrale a biomasse. Non è l'unico progetto che Percassi ha qui. A San Severo, alcuni anni fa, era il 2004, aveva presentato un'idea progettuale per costruire un centro commerciale polivalente con due alberghi su una superficie di oltre 250.000 metri quadrati. Ma le coincidenze tra i due patron delle società calcistiche ed immobiliari finiscono qui. Calcio, società immobiliari, siti industriali dismessi, centri commerciali e Foggia come location. Percassi è infatti impegnato nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a biomassa solida. Il sito è il vecchio zuccherificio dell'Eridania, che per anni aveva dato lavoro a centinaia di persone e tenuto in vita una buona parte della nostra agricoltura. Howling wind is whistling in the night. My dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time. Cause anything I want, you do. Il progetto risale al 2007. A presentarlo era stato la Enterra, una società di Orio al Serio che lavora nel campo delle energie rinnovabili. Con Percassi, infatti, Foggia ha un legame doppio, nato nell'ambito di Amgas per progetti nel settore dell'eolico.
Ma una grande opportunità per il presidente dell'Atalanta è arrivata con il progetto Biomasse. Si tratta di una centrale che brucerà biomasse vegetali della potenza di 13 megawatt elettrici. Un investimento di 60 milioni di euro del gruppo francese Bell'Energia e della Stilo di Percassi, che a sua volta ha rilevato il 70% della Interra, titolare dell'autorizzazione unica concessa dalla Regione Puglia, di cui fa parte Società Energetica Tutta Foggiana di Marcello Salvatori. La concessione da parte dell'assessorato allo sviluppo economico risale al 2011. Stando alla norma, i lavori avrebbero dovuto iniziare entro i 6 mesi successivi, ma così non è stato. Sul sito non si muove foglia ancora oggi. Unico intervento recente è stato effettuato sull'unica palazzina che resterà in piedi. Tutte le altre strutture verranno abbattute. Fino ad oggi le società sono andate avanti facendo ricorso a proroghe. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to. Per molti si potrebbe trattare di pura speculazione finanziaria, un'operazione molto praticata e finalizzata ad aumentare il valore del progetto per poi rivenderlo. Il problema grosso è che le biomasse non sono altro che un ulteriore specchio della speculazione energetica che noi abbiamo vissuto qui al sud come terra di conquista. Per cui il rubinetto finanziario che mette in moto poi tutta questa progettualità, e questa progettualità alla fine si trasforma in titoli praticamente al portatore, queste autorizzazioni poi diventano improvvisamente, esplodono con un valore esponenziale, e quindi si assiste anche in questo caso, come per l'eolico, poi per il fotovoltaico, quindi per le biomasse, anche a questa diciamo colossale speculazione. Si è partiti da un classico diciamo principio di utilità per utilizzare questo principio come un grimaldello e come un cavallo di Troia per aprire le porte del territorio, del nostro territorio, alla speculazione. E quindi ecco che si sono catapultati soggetti imprenditoriali, o non so se sia il caso di definirli prenditoriali, come poi magari avremo modo di chiarire. Ebbene sì. Nei giorni scorsi, sul Sole 24 Ore, l'amministratore delegato di Enterra ha annunciato l'avvio imminente del cantiere. Si parla del prossimo gennaio ed i lavori si stima debbano concludersi entro la fine del 2014. Nelle prossime settimane arriveranno, dice l'amministratore delegato, le caldaie lì a Regnano. È parte dell'impianto che Enterra assicura essere di ultima generazione, tecnologia naturalmente come sempre tedesca. Oltre alla manodopera di cantiere, la società parla di occupazione di praticamente 70 posti di lavoro. Ma cosa brucerà l'impianto? Biomasse da cippato di legna proveniente dalla pulizia dei boschi e da putature di oliveti e vigneti per il 35%, biomasse delle vinacce per il 20% e dalla stanza vergine ed esausta per il 45%. Dovrà produrre 13 megawatt elettrici e serviranno circa 120.000 tonnellate all'anno di biomasse, una quantità enorme. La società dovrebbe fare filiera corta prendendo dal mercato locale l'intero fabbisogno. La Puglia ha pubblicato un anno fa, 2012, dunque dopo aver approvato l'autorizzazione unica alla centrale di Rignano, i dati sulla produzione di biomasse in Puglia. My dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time.
'Cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. Foggia, stando ai dati, dovrebbe avere ampia disponibilità intorno al programma regionale Biocombustibili ProBio, che ha permesso la realizzazione appunto della prima banca dati della Puglia dedicata alle biomasse. Si sta creando un vero e proprio distretto agroenergetico destinato a progetti di filiera. Foggia è in pole position, l'università non si è lasciata scappare l'occasione e il Dipartimento di Agraria sta lavorando ormai da 2 anni alla creazione del laboratorio Star Agro Energy, un programma finanziato dalla Commissione Europea per oltre 3 milioni e 370 mila euro. Si lavora e si fa ricerca appunto con le biomasse per ottenere anche energia rinnovabile. Il nostro obiettivo è di inaugurarlo nel giro dei prossimi 2 mesi, a febbraio. In realtà ci stiamo lavorando da circa 2 anni. In virtù di un finanziamento europeo abbiamo qui racchiuso all'interno di questo laboratorio, siamo ospitati dal laboratorio Bonassisa Lab, all'interno di questo ambiente abbiamo inserito le attrezzature più moderne che nel loro complesso ci consentono di analizzare tutte le caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche delle biomasse, non soltanto delle biomasse che vengono utilizzate appunto per la produzione di energia, per l'impiego di materiali destinati appunto all'industria, ma anche tutto ciò che in qualche modo viene, o meglio, tutto ciò che residua da questi impianti, in termini per esempio di digestato, di ceneri, di char. Quindi siamo in grado evidentemente di fornire una valutazione completa di tutto il processo produttivo, in entrata e in uscita dall'impianto stesso. Cioè praticamente voi qui prendete del legno, prendete per esempio, della paglia, per esempio, delle foglie, sì, del secco. Sì, ogni tipologia di biomassa, e siamo in grado di analizzarla. Analizzarla rispetto al suo potere calorifico, al suo contenuto in ceneri, al suo contenuto elementare. Siamo in grado evidentemente anche di realizzare dei processi, ecco, alle mie spalle vedete dei piccoli digestori anaerobici che ci consentono, ovviamente in piccoli volumi, di capire e di prevedere quanto biogas potrebbe essere sviluppato da una certa matrice o da un particolare mix di diverse sostanze. Siamo in una fase, diciamo, in cui queste iniziative imprenditoriali cominciano a fare la loro comparsa nel nostro territorio, dopo un lungo periodo di latenza, una latenza che era anche addebitabile a un quadro normativo non particolarmente chiaro, spesso anche veniva modificato da un anno all'altro, e tutto questo non ha agevolato chi ovviamente si deve assumere i rischi di un investimento anche cospicuo. Oggi siamo in una situazione favorevole dal punto di vista normativo, quindi legislativo, i regolamenti regionali, ma soprattutto perché abbiamo una notevole diversificazione dal punto di vista dell'offerta degli impianti, quindi ci sono impianti piccoli, medi e grandi, e questo costituisce un fattore molto utile al fine di realizzare investimenti che siano ben calibrati con riferimento alle disponibilità locali. Che il quadro di riferimento normativo non fosse lineare era chiaro. Manca una seria pianificazione energetica. State fatte. Dirò di più, il problema è talmente grave perché al di là addirittura anche la valutazione di impatto ambientale. Quindi senza andare a scomodare la VAS, che fa una valutazione su ampia scala, su più impianti, quindi va a vedere un po' la programmazione complessiva, per questo la dicevo, pianificazione, cioè, ce ne sono diverse. E quindi oggi ci troviamo nel paradosso che da una parte noi non abbiamo un piano energetico regionale o provinciale, perché quello regionale non è sottoposto a valutazione di incidenza e quindi è lì adottato dalla regione ma non ancora approvato, tant'è che deve essere rimesso tutto in discussione. Quindi questa pianificazione, questa programmazione da una parte non esiste, e abbiamo questo vuoto ad alta scala. A scala intermedia, con la valutazione puntuale degli impianti, abbiamo delle valutazioni assolutamente opinabili, dove se il proponente dice
sostanzialmente che il ciuccio vola, l'autorità competente, cioè la provincia o la regione, dobbiamo ricordare che la regione ha delegato le province per la valutazione ambientale di taluni impianti, dicevo, l'autorità competente dice, assolutamente impreparata, dice va bene, il ciuccio vola, accoglie questa tesi, e se non ci sono associazioni territoriali o chi osserva e fa notare delle incongruenze, a maggior ragione il progetto viene approvato senza colpo ferire. Su questo si innesta il fatto che in provincia di Foggia noi non abbiamo visibilità di questi impianti perché la provincia continua a muoversi in maniera fuori legge dal 2007, in quanto che il sito della, della provincia, che dovrebbe ospitare e rendere visibili e liberamente accessibili tutti i progetti presentati a valutazione di impatto ambientale e a verifica ambientale, è perennemente inaccessibile. Ma le richieste di realizzazione di centrali aumentano. Ce ne sono, abbiamo detto, appunto, già tre grandi e sono pronte anche a partire, due almeno sono pronte a partire, quella di Rignano e quella di Sant'Agata di Puglia. Ma in cantiere ce ne sono tante altre piccole, di piccola taglia, che potrebbero prendere piede nel giro di pochissimi anni. Un primo impianto lo costruirà la ATS Montemaggiore, che opera nel settore delle biomasse boschive, in collaborazione con la, sistemi energetici. Si tratta di un impianto a biomasse solide per produrre energia elettrica a servizio di una masseria didattica di Segezia. Un progetto finanziato dal GAL Meridaunia per 1 milione di euro. Se per Rignano la società pare sia al lavoro per creare la filiera, cittadini, esperti di ambiente, medici e scienziati non nascondono dubbi tanto sull'operazione quanto e soprattutto sulla natura della centrale a biomasse. Stefano Montanari è un ricercatore nanopatologo, tra i massimi esperti nel settore energetico e delle biomasse. Gli studi che conduce con la moglie, tra le più grandi studiose della materia, hanno dimostrato il grave impatto, le gravissime ricadute che ha sulla salute umana l'attività di un impianto che brucia biomasse. Produce energia elettrica e termica, utile e necessaria all'uomo, ma produce anche milioni di invisibili particelle, le nanoparticelle appunto, micidiali non solo per l'uomo, ma per animali e piante. Allora, questi impianti si dividono fondamentalmente in due categorie diverse. Uno, in cui si prende la cosiddetta biomassa, biomassa che, attenzione, per legge è anche un rifiuto, cioè io posso usare come biomassa un rifiuto urbano, un rifiuto solido urbano. Questa è una cosa che poi la gente non sa, ma è omologata la biomassa anche il rifiuto solido urbano. Quindi io posso bruciare tutto quello che mi pare in pratica, purché non siano rifiuti speciali, rifiuti industriali, eccetera. Quindi anche i rifiuti sono considerati biomassa. Quindi questi impianti sono a tutti gli effetti degli inceneritori di rifiuti. Ammettendo che si brucino biomasse, come per esempio si fa in Calabria. In Calabria c'è un impianto enorme da 34 megawatt in un paese che si chiama Strongoli, e si usa legname che viene dal pollino, dalla sila, addirittura viene importato dal Sud America, quindi cose incredibili. Dal Sud America addirittura, quando si importa questo legname, si importano anche degli insetti che da noi non esistono e che non fanno tanto piacere agli abitanti perché poi pungono. Quando si brucia questo materiale, è ovvio che bruciando il legno, ammettendo che non si brucino rifiuti, cosa su cui io non giuro perché è legalmente possibile, quando si bruciano questi legnami si brucia anche tutto ciò che è contenuto nel legname, quindi una quantità tutt'altro che irrilevante di sostanze chimiche, anche sostanze elementari come possono essere, e noi le abbiamo trovate, il ferro, il piombo, l'arsenico, addirittura noi ci abbiamo trovato l'oro e l'argento dentro, e quindi tutta roba che finisce nell'aria sotto forma di micro e nanopolveri, e
induce quelle che si chiamano nanopatologie, patologie che sono ictus, infarto, tromboembolie polmonari, una vasta gamma di cancri, sono malformazioni fetali, sono aborti, sono malattie insospettabili come un tipo di diabete, il diabete di tipo 1, quindi c'è tutta una serie di malattie. In più, questi impianti, quando bruciano, producono delle polveri che si chiamano polveri secondarie, ne producono delle quantità enormi e le producono in atmosfera, direttamente in atmosfera, anche 2-3 giorni dopo che c'è stata la combustione, e queste polveri trasportano delle sostanze inquinanti anche non prodotte dall'impianto, ma prodotte per esempio dal riscaldamento domestico, dalle automobili, eccetera. Parlo di diossine, furani, idrocarburi policiclici aromatici, policlorobifenili, tutta roba cancerogena. Questo quando si brucia. C'è poi un'altra classe, un'altra categoria di questi impianti, di solito i più piccoli, che però sono i più diffusi, in cui questo materiale si lascia a fermentare, in pratica a marcire. Che cosa succede? Succede che si produce, con questa fermentazione, si produce un gas che si chiama biogas, e questo biogas è di composizione ignota, perché a seconda di ciò che io faccio marcire, di ciò che io faccio fermentare, questo gas ha una composizione diversa. Poi questo gas viene bruciato e produce anche questo polveri, produce polveri secondarie, cioè quelle polveri che trasportano le diossine, eccetera. Quello che rimane è un pastrocchio solido, semisolido, semiliquido, che viene chiamato digestato, che viene spacciato per un ammendante o per un concime. In realtà è un concentrato di veleni, tanto che noi abbiamo studiato dei vegetali nati dove è stato sparso questo digestato, e questi vegetali sono delle camomille e sono del grano, sono malformati, ma terribilmente malformati, e all'interno di questi vegetali ci sono tutti quegli elementi chimici che fanno poi parte di ciò che si va a far marcire. Anche qui abbiamo trovato piombo, abbiamo trovato ferro, abbiamo trovato arsenico, abbiamo trovato tutto quello che non ci dovrebbe essere. Quindi qui parliamo di cose molto molto gravi, molto impattanti sulla salute. Ma perché mai costruirne? Cosa si nasconde dietro questi grandi e importanti progetti, e costosi progetti? La logica che tenderà di seguire è quella del mini eolico. Piccoli impianti solo nella potenza, installati in zone diverse. Installazione garantita anche grazie alle leggi della regione, che, oltre che a quelle dello Stato, che lo permettono, ed introiti assicurati. Dalle soglie di potenza al di sotto delle quali un impianto non deve fare né valutazione ambientale né verifica ambientale, non deve fare nulla. Parliamo di soglie al di sotto del megawatt, che comunque non sono bruscolini. Ce ne sono diversi. Ce ne sono molti. Cioè, diventa ancora più complesso riuscire ad averne notizie. Insomma, esattamente, esattamente. Perché come vediamo con l'eolico, e abbiamo visto anche con il fotovoltaico, in batteria di megawatt in megawatt si eludono le soglie della valutazione di impatto ambientale, e praticamente si spacchettano questi progetti, queste grosse potenze, in potenze inferiori che sfuggono praticamente alla visibilità e quindi diventano delle mine vaganti. Alla fine noi avremo comunque, faccio per dire, 100 megawatt di progettualità, ma frazionata in tanti impianti da 1 megawatt che sfuggono alla valutazione complessiva. Così, come già accaduto per l'eolico e per il fotovoltaico, la nuova corsa è per accaparrarsi il nuovo oro energetico, quello delle biomasse. Dietro la proliferazione di società e progetti c'è una massa imponente di incentivi. Perché si fanno questi impianti? Si fanno per un motivo molto semplice, perché un piccolo impianto da 999 kilowatt, il che significa un kilowatt al di sotto del limite per il quale occorrerebbe una burocrazia un po' più pesante, lo Stato garantisce un guadagno netto minimo di 1 milione l'anno.
e fa dei contratti di 15 anni. Un impianto di questo genere costa all'incirca 4 milioni, un impianto fatto come si deve, se esiste un impianto fatto come si deve, costa circa 4 milioni, dal quarto anno in poi, mal che vada, è tutto guadagno. Spesso il milione diventa anche qualcosina di più, arriva anche quasi al anzi, senza quasi, arriva anche al milione e mezzo. Tutto questo contrasta con almeno due cose. Uno, con la direttiva della Comunità Europea che prevede che noi riserviamo il 7% della nostra bolletta energetica all'implementazione di produzione di energia tramite fonti pulite, cosa che non è nel caso della biomassa. L'altro problema è un problema che pare, per motivi misteriosi, che tutti ignorino. E non ne parla la stampa, non ne parlano i media, non ne parlano ovviamente i politici, ma è una cosa pubblica. Allora, noi abbiamo un ente garante dello Stato che si chiama Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas. Tutti gli anni, intorno a giugno, il presidente di questo ente garante fa una comunicazione ufficiale. Quest'anno lo ha fatto come ha fatto tutti gli anni e ci ha detto molto chiaramente che noi abbiamo un installato, cioè una capacità di produrre energia che è da quadrupla a quintupla, più quintupla che quadrupla, rispetto alla quantità di energia che noi usiamo. Quindi è strategico smettere di produrre energia perché noi ne abbiamo un surplus di cui non sappiamo assolutamente che cosa fare. Quindi l'unica maniera, l'unico motivo per cui si fanno queste ignobili centrali a biomassa è proprio per succhiare quattrini ai poveri contribuenti ai quali viene dato ad intendere che noi abbiamo un assoluto bisogno di energia quando in realtà ne possiamo produrre da 4 a 5 volte il nostro fabbisogno. Possiamo anche fare un esempio molto, molto illuminante. La Tozzi, il gruppo Tozzi, la Tozzi Renewable Energy, propone a Cassano delle Muge un impianto a biomasse da 13 megawatt. Nello stesso periodo questi progetti vanno di porta in porta, lo stesso progetto arriva ad Ascoli Satriano, poi a Cassano, alla fine si ferma dopo che viene respinto presso Cassano delle Muge, si ferma a Sant'Agata di Puglia in maniera molto più ampia, progettata con una potenza raddoppiata. La questione di fondo qual è? È che oggi noi assistiamo da una parte a un'economia vera che era quella della Tozzi Sud, che produceva e realizzava impianti elettrici e strumentali per committenti in tutto il mondo. La stessa holding, questa Tozzi Sud è parte integrante di una più grande holding, la Tozzi, che ha al suo interno, nella sua pancia, delle società energetiche. Quindi una volta che queste società, queste grosse holding, capitalizzano con dei lucrosi affari territoriali sullo stesso territorio delle rendite pluriennali, quindi 10-20 anni di incentivi, sembra come se non avessero più alcuna necessità di occuparsi o di preoccuparsi di economia vera. E quindi sullo stesso territorio, da una parte la Tozzi Sud licenzia le persone, dall'altra la mamma della Tozzi Sud, cioè la Tozzi Holding, capitalizza milioni e milioni di euro realizzati con i certificati verdi e con gli incentivi fatti con gli impianti eolici, fotovoltaici e quindi anche a biomasse, come quello che sarà realizzato a Sant'Agata di Puglia. Dunque un affare. Chi realizza centrali energetiche lo fa per fare soldi, non certo per spirito ambientalista. Ma ad investire di solito sono società ed imprese del nord o addirittura estere.
vale per l'eolico e per le biomasse. Nel caso dell'eolico c'è per esempio la TS Energy con sede a Torre Maggiore, che avrebbe dietro addirittura il governo tedesco. E mentre la Merkel, se così è, porta a casa soldi sfruttando anche il vento del sud, la nostra regione e i nostri comuni cosa fanno? Si dotano di una legge a maglie larghissime che permetterà naturalmente nuove invasioni, anche permetterà a tutti di fare interventi in spregio al paesaggio, con buona pace dell'assessore Barbanente. Sapete quanto intascherà il comune di Foggia per la centrale a biomasse di Rignano Scalo? 75.000 euro l'anno, pochi spiccioli, rispetto ad un business convenientissimo per le tasche delle società del nord o straniere, che certamente non si sarebbero scomodate ad arrivare fin qui se così non fosse stato. To ride around in circles. I know you have got the time. 'Cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Come on, mandolins.